Degli orrori esiste ancora. E l'hanno comprata una coppia di persone estremamente eccentriche di cui ho guardato l'intervista, io l'ho proprio. Ma fate sul serio. Si chiamano Tom Williams e Barbara Holmes. E loro abitano in questa casa normalmente come fosse casa loro. Ma attenzione, non solo abitano lì dentro come fosse casa loro, ma hanno trasformato tutta la proprietà in una specie di macabro museo dedicato proprio a Dorotea. Buonasera, buonasera, come state? Spero che stiate tutti bene. Spero che mi aspettate le Canarie. Anche tu sei le canarie, anche Melissa. No, che bello! Ho, ho già degli amici alle Canarie che mi aspettano, meraviglioso. Stasera abbiamo la nonnetta killer. Regà, è un caso che mi ha fatto tipo sbrodolare. Cioè, ero tipo: ma che davvero? Ma, ma che davvero? No, vabbè! Cioè, tutto, tutto il tempo così quindi mi sono gasata un sacco, mi ha appassionata da morire. È stato bellissimo da preparare. Anzi, eh, mi ha proprio appassionata di brutto, nonostante le fonti che ho trovato erano tutte in inglese, quindi è stato un po' difficile, ma è anche una sfida perché comunque se io continuo ad ascoltare documentari in inglese mi aiuta sicuramente anche a imparare la lingua. Anche se ascolto il documentario che parla tutto uh, Today, uh, this is a very murder case e io capisco tutto. Poi esco di casa Ok, <ride> questo è quello che comprendo quando esco ora. <ride> Cominciamo con la nonnina killer. Io vi giuro, raga, è, è incredibile questa nonnina. È veramente incredibile. C ha una psicologia assurda. E ovviamente non ho trovato perizie mh, nel, nello specifico, ma ci faremo una bella ricostruzione anche perché considerata eh, considerato il suo passato, non abbiamo mol moltissimi... Elementi rispetto a quello che è il suo passato, ma quei pochi che abbiamo sono buoni per farci comprendere poi effettivamente tutto il percorso anche di comportamento di questa persona. Ma guardatela! Dorotia Puente è eh, diciamo lei e regà, cioè è la nonnina di tutti. No? Avete presente quando? Viene fuori, non so, la, la figlia d'Italia, no? Che dice quella bambina che proprio incarna lo stereotipo della bambina Ecco, lei è la nonna del mondo Secondo me lei proprio incarna la nonnina dolce che tutti noi vorremmo avere Nell'aspetto E poi... E invece, invece capiremo Poi vedrete anche le foto successive perché... Ma mia madre era nonna a 38 anni Ma davvero? Ah, comunque anche lei è stata abbastanza veloce Allora, questa donna qua mi ha ricordato tantissimo... Charles Sobrage, detto anche The Serpent, detto anche tutto, tutto, aveva un nome impronunciabile comunque, Charles Sobrage, Dato che se non avete ancora visto la serie The Serpent ve la consiglio su Netflix perché è veramente bella, era appunto colui che cambiava sempre pelle, cambiava sempre identità, cioè non pelle ovviamente, non è che si strappava pelle. Eh, cambiava identità, cambiava documenti, cambiava look e eh, puntualmente aveva questa eh, tenuta, appunto, anche lui in Thailandia dove ospitava gli hippie in particolare, ma anche persone in generale più disagiate, vagabondi. Per poi avvelenarli, ucciderli nel, nei giorni e rubare i documenti, rubare i loro soldi. Bene, Dorotea ha fatto la stessa cosa. Il problema è che non è come Charles Sobrage, affascinante uomo uh, che cercava di insomma, vendere un truffatore super affascinante. Lei era Charles Sobrage in versione nonna, quindi... Meraviglioso. Tra l'altro, è uno dei serial killer che eh, insieme a uomini noti, cioè vediamo per esempio Jeffrey Dahmer, ma anche Ted Bundy, avevano un aspetto che li rendeva davvero insospettabili. Per cui la nostra nonnina, fino all'ultimo, eh, è stata protetta dai sospetti proprio grazie al suo modo di comportarsi e grazie al suo look. Faceva la nonna di tutti. Esatto, cioè... E certo, sei una nonna, è già un alibi. Esatto, tu sei una nonnina adorabile, tra l'altro lei si presentava come così delicatina, così gentile, così con questi toni sempre molto morbidi, eh, sempre signora, mai una parolaccia, eh, tutta amorevole con questo sguardo limpido, occhi azzurri. Quindi era una, sembrava un angelo caduto dal cielo, per cui nessuno poteva sospettare effettivamente di questa nonnina. Comunque, ha commesso sicuramente nove omicidi, forse anche altri sei. Quindi, beh, non stiamo a scherzare, cioè, ci abbiamo, ci abbiamo veramente una serial killer, mica da poco. Comunque, i giornali l'hanno anche denominata la padrona della casa della morte. Proprio perché negli anni 80 lei gestiva una pensione a Sacramento, in California, in centro, peraltro, una pensione meravigliosa che dopo vi farò vedere, eh, tutta in stile vittoriano, aveva questo edificio storico eh, e lei lì, appunto, ospitava. Vari inquilini, ospitava le persone che avevano bisogno di un alloggio e eh, si prendeva cura di loro in cambio di una percentuale, poi vedrete, dei loro, uh, delle loro pensioni. Uh, chiaramente facevano una brutta fine lì dentro con lei. Ma cominciamo a parlare un attimino della sua infanzia perché sicuramente è quella che poi ha portato ehm, la signora a diventare un mostro, poiché se appunto non fosse stata trattata in questo modo nella sua prima infanzia, sicuramente non sarebbe andata a finire come è andata a finire. Allora, Dorotea Puente nasce in realtà Dorotea Helen Gray, cioè il nome da eh, Nubile. Lei nasce il 9 gennaio del 1929, quindi ha proprio l'età dei nostri nonni. A Redlands, in California, i suoi genitori si chiamano Trudy Mae e Jesse James Gray. Lei ha ricevuto, ovviamente, come non può mancare in questi casi, un'educazione terribile, un'educazione traumatica, eh, considerate che non solo aveva il padre alcolista, ma aveva anche la madre alcolista, quindi tutti e due alcolizzati. Che si picchiavano tra di loro, poi picchiavano i figli, lei aveva tantissimi fratelli tra l'altro, eh, non vi so dire quanti, ma era una famiglia immensamente numerosa, ma eh, come dice una canzone molto famosa, cresciuti su come conigli, tirati su come conigli, cioè proprio eh, assolutamente privi di ogni forma di amore e attenzione, eh, anzi erano spesso proprio vittima dell'alcolismo dei loro genitori. Pensate che più volte... È successo che il padre della povera Dorotea, adesso finché piccolina possiamo dire povera, poi dopo meno, ma eh, il padre più e più volte ha tentato il suicidio davanti ai figli, cioè proprio come scena madre, no? Lui voleva dimostrare in qualche modo eh, ai figli, no? Che la vita non valeva la pena, che nessuno lo apprezzava, che lui, e quindi lo faceva proprio davanti a loro per farli soffrire, ragazzi. Eh, padre dell'anno appunto appunto padre istrionico, molto probabilmente istrionico, borderline, adesso non, non lo so perché non abbiamo molti elementi sul padre a parte questo. Però, ragazzi vorrei ricordarvi sempre che la violenza ha moltissime forme. Quindi, nel momento in cui una persona si autolesiona davanti a voi: è una violenza nei vostri confronti, non è una violenza solo nei suoi verso se stesso. Perché se devi fare una cosa del genere, la fai da solo, anzi, meglio che non la fai. Ma se proprio la devi fare, la fai da solo, se la fai davanti a me. È perché tu mi vuoi fare del male, è perché tu vuoi... Esatto, è tremendo, occhio, esatto. È, è perché tu vuoi in qualche modo uh, ricattarmi emotivamente, vuoi farmi soffrire di quello che tu soffri, mi vuoi portare dentro, no? Alla tua... alla tua... Mh, morte, alla, 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 alla tua negatività, ecco. E chiaramente eh, poi metti anche in atto dei meccanismi della serie di senso di colpa nei confronti di chi è lì davanti che non sa cosa fare, cerca di fermarti, tu magari eh, continui. Eh, e poi se succede il patatrack viene fuori che sei tu che non sei riuscito a salvare l'altra persona. Quindi, ragazzi, se dovesse succedere una cosa del genere, mi raccomando, immediatamente chiamati i soccorsi immediatamente. Ma eh, la volta dopo. Fate in modo che non risucceda perché eh, non è violenza della persona su se stessa e basta, è violenza anche su di voi e questa cosa è bene che sia chiara. A parte ciò il padre eh, era riuscito a sopravvivere dai suoi tentativi di suicidio fino a che nel 1937, quindi quando lei aveva 8 anni, eh, muore di tubercolosi. Mentre sua madre, visto che era un'alcolizzata, drughe, una squinternata che non si prendeva minimamente cura dei figli, perse la custodia dei figli nel 1938, quindi quando lei aveva 9 anni, e poco dopo, nello stesso anno, morì di... in un incidente in moto. Quindi si vede che era una drughe alcolizzata che andava in moto e eh, si vede che una sera ha deciso di fare tutte e tre le cose contemporaneamente ed è finita male. Quindi che cosa succede? Questi poveri bambini vengono tutti quanti mandati in un orfanotrofio. E ahimè, io non ho capito veramente perché questi orfanotrofi devono essere tutti, tutti, tutti un inferno. E mi auguro che oggi non sia più così, ma me lo auguro veramente. Questo orfanotrofio abusi su abusi, cioè nel senso che lei è stata continuamente maltrattata, umiliata. E purtroppo abusata sessualmente. E allora provate a immaginare una bambina che eh, cresce in una famiglia dove i suoi genitori sono alcolizzati e violenti, dove non ha mai conosciuto una forma d'amore che fosse una, dove non sa che cosa significa eh, avere dei genitori che comunque sui su quali puoi contare, no? delle figure di riferimento assolutamente non ne hai. E poi una volta che ti liberano dai mostri, perché poi quei genitori lì erano dei mostri e gli eventi della vita ti liberano, quindi puoi andare ad avere nuove speranze in un nuovo ambiente, che in questo caso è l'orfanotrofio, tac, vada ancora, cioè dalla padella alla brace, questi addirittura che le abusavano sessualmente. Che cosa succederà nella mente di una bambina che poi diventa un adolescente? Chiaramente quello che succede è... Non so creare legami stabili. Non credo nei legami stabili perché non ne ho mai vista la forma di un legame stabile. Quindi l'unico legame che ho in tutta la mia vita sono io. Cioè io sono sola, sono sola al mondo, non ho mai potuto contare su nessuno. E quindi chiaramente quello che lei impara è la legge della giungla, la sopravvivenza del più forte. Cioè io posso contare solo su me stessa. Quindi il mondo là fuori serve soltanto alla mia sopravvivenza, cioè non ci sono delle altre persone perché nessuno ha mai provato empatia per lei, nessuno ha provato amore per lei, quindi lei non ha nemmeno imparato che cos'è, non l'ha sviluppato perché non sa che cos'è. Quindi le persone là fuori per lei sono soltanto degli strumenti poiché lei possa sopravvivere, esattamente come lei è stata usata. Quindi eh, la sua visione del mondo cercate anche di comprendere che non può essere come la nostra e vi auguro a tutti quanti di avere legami stabili, di averli abuti, di avere relazioni sane, eh, di aver conosciuto l'amore e l'empatia. Ovviamente magari qualcuno di voi non è stato così fortunato, ma mi auguro comunque che nella vita poi crescendo si possa anche eh, trovare il modo di conoscerlo. Ma lei non ha mai avuto modo di conoscerlo. Proprio mai 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 mai. Quindi non ha potuto proprio sviluppare il senso di de... le altre persone hanno dei sentimenti. Le altre persone sono persone. Lei ha imparato a imitare i comportamenti esterni e probabilmente dentro di sé non sentiva proprio niente. Anzi, sentiva soltanto che doveva sopravvivere, aveva bisogno di soldi. Perché cosa succede? Lei. Um, pur di togliersi dall'orfano che ovviamente era l'inferno si sposerà a 16 anni tra l'altro anche verso se stessa non è che avesse tutto sto rispetto soprattutto adesso vedremo nel... Nell'avanzare della sua vita non, uh, non è che si dava poi tutto questo valore anche lei. 16 anni sposa esatto, come Voldemort: non conosce l'amore esatto, esatto. Lei eh, probabilmente aveva anche una buona dose di narcisismo. Adesso non ti so dire eh, con esattezza il suo profilo di personalità. Quello che sappiamo per certo è che era una bugiarda patologica. E questo gli è stato anche diagnosticato, quindi bugiardo patologico eh, rientra nella sorta della... Mh, sì, rientra sempre nello spettro anche del narcisismo, ma non solo, potrebbe anche essere borderline, non ve lo so dire, adesso non ci chiudiamo troppo dentro le etichette perché comunque possiamo comprendere benissimo, anche senza l'etichetta, qual era il suo modo di approcciare il mondo, no? Comunque, come vi dicevo, Dorotea si sposa per la prima volta a 16 anni, nel 1945, e sposerà... Un soldato, poi capiremo che la nostra Dorotea ha, eh, subisce abbastanza il fascino della divisa. E questo soldato si chiama Fred McFaul. E lui era appena tornato dalla seconda guerra mondiale, stanno insieme per due anni, forse la sua relazione è più duratura. Eh, vivono a Riverside e insieme avranno due figli. E questa sarà l'unica relazione dalla quale lei avrà figli, due figlie, anzi, due figlie femmine. Uh, tra il 1946 e il 1948 nascono queste due bambine. McFall però nel 1948 decide di lasciare Dorotea, tra l'altro subito dopo che lei ebbe un aborto spontaneo. Quindi vedete che anche qui lo stronzone è ancora lui. Lei è molto giovane, ancora non è venuto fuori il mostro sacro uh, e... <ride> Insomma, ragazzi, cioè, nel momento in cui tu hai un aborto spontaneo, soffri da morire per aver perso il bambino e in più perdi pure il marito che si molla lì da sola, eh, lei ha avuto l'ennesima dimostrazione del fatto che l'amore non esiste. Che eh, nessuno sarebbe stato con lei e questa cosa dell'abbandono costante poteva contare solo su se stessa. Quindi ora vedete che questa donna dai 0 ai 18 anni ha subito solo merda. Solo e soltanto merda. Peraltro, eh, appena Fred la mollerà, lei deciderà di dare via alle bambine. E questa cosa proprio perché dice, ok, io non ho più un uomo che si prende cura di me, che si prende cura delle bambine, io non, non starò qui a prendermi cura di delle figlie di questo qui che mi ha pure abbandonato, quindi me ne libero e mi rifaccio una vita da zero. Quindi vedete anche zero empatia verso le figlie, cioè proprio faccio quello che mi è utile strumentalmente, nel senso materialmente a me. Ora, eh, di queste figlie come se ne libera? Non le uccide, no, ne ha data una ai parenti che vivevano a Sacramento, California. E l'altra la dà in adozione, comunque erano davvero appena nate, quindi ha dato comunque la possibilità a queste due bambine di crescere in una famiglia più sana rispetto a quella che eh, avrebbe potuto garantirle lei. E forse l'abbiamo visto, cioè è una cosa brutta, perché è una cosa brutta eh, il fatto che una madre si liberi delle figlie così. Però forse non così brutta considerato la madre che era, quindi boh, forse qui non, ha, uh, non tutto il male è venuto per nuocere e queste figlie effettivamente sono cresciute in un ambiente sano, perché poi le rincontreremo. Allora, nella primavera del 48, Dorotea... Subisce il suo primo arresto. Viene arrestata a Riverside perché aveva comprato degli accessori da donna, dei vestiti, delle spazzole, delle cose. Con degli assegni falsificati. Perché aveva cominciato a vedere. È un po' la truffaldina, no, ma invento le firme, assegni falsi, eccetera. Tra l'altro, viene accusata e quindi dichiarata colpevole di contraffazione e le fanno scontare quattro mesi di carcere e tre anni di libertà vigilata. Lei, tra l'altro, insomma, si fa questi quattro mesi di carcere, poi viene rilasciata. E sei mesi dopo il suo rilascio decide di lasciare Riverside e andare altrove dove, insomma, cercare di, di guadagnarsi il pane. Raga, è una donna completamente da sola. Quindi eh, lei deve pensare a mangiare, c'è cioè proprio la base: mangiare, vestirsi e avere un tetto sulla testa, anche solo provvisorio. Quindi Dorotea aveva delle necessità base, perché è anche per questo che ragionava come vi dicevo prima no alla legge della giungla cioè gli altri servono solo per il mio la mia sopravvivenza ma era anche molto intelligente esatto Giulia era molto intelligente ed era scaltra infatti vedremo che come Charles Sobrage si saprà trasformare a seconda della situazione lei quindi eh, lascia Riverside dopo il carcere e eh, cerca un modo per sostentarsi che non sia quello di contraffare eh, assegni perché poi l'hanno beccata, magari poi finisce in galera di nuovo. Quindi si dà, ahimè, alla prostituzione. Come vedete eh, prima vi ho detto, no? lei non ha rispetto nemmeno per se stessa, in questo senso proprio non dà valore al suo corpo, non dà valore alla sua sessualità, è un mero strumento come lo sono gli altri no? per poter guadagnarsi da vivere. E quando ha fatto la prostituta, ecco Vega che c'è arrivata, infatti. Quando ha fatto la prostituta, non ci sono gran, gran foto da giovani, comunque io non le ho prese su, ma potete digitare se magari le trovate su Google. Eh, mentre faceva la prostituta, vi dicevo, ha subito davvero tante violenze e abusi, come purtroppo tante, diciamo, sex worker della strada, ahimè, eh, subiscono anche tuttora. E lei. Come dire, non sia stupita di questo quando racconta queste cose. Poi una volta in carcere racconterà queste cose gli psicologi. Lei lo normalizza, cioè come se fosse normale che il cliente ti picchia, ti stupra, ti. E dice: Beh, fa parte del lavoro. E cioè, no, Dorotea, in realtà quella è violenza. Ah, sì? No, perché io sono abituata così. Ah. Poverina, cioè capite? Era già morta dentro. Esatto, Albe. Era già morta dentro con gli abusi da piccola. Quindi, ragazzi, era così abituata alla violenza che non si rendeva conto. Bravissima, Droplet. Come Aileen Wornos, Esatto. No, però Aileen ha reagito agli stupri. Li ha considerati un'ingiustizia su di lei. Infatti, poi uccideva. Dorotea no. Dorotea non li ha considerati uh, un'ingiustizia verso di lei. Per lei il mondo era fatto così. Eh, homo omini lupus, cioè nel senso che eh, io sfrutto te e quindi è normale che gli altri sfruttino me. Pensate, al ragionamento, tra l'altro, completamente distorto, la sua eh, visione distorta del mondo. Ora, se vi mettete dentro questa modalità di vedere il mondo, effettivamente capirete con grande facilità quello che poi ha fatto dopo. Infatti, una certa si scoccia di fare la prostituta dici, dice: Ma vorrei fare un lavoro un po' più. Comodo, eh, visto che qua insomma me picchiano, mi stuprano, allora faccio la badante per gli anziani. Che magari gli anziani hanno un pochino più di rispetto verso di me e magari io posso avere un po' più di controllo su di loro, essendo appunto anziani. È una mh, professione che non richiedeva particolari qualifiche all'epoca, e quindi comincia a lavorare come badante per gli anziani. Nel 1952 Sposa il suo secondo marito, un marinaio mercantile Axel Bren Johansson, originario di San Francisco. E come vedete, anche, anche un marinaio ha la divisa. Quindi lei, se c'ha la divisa, proprio perde la brocca. Quindi, eh, però, lei insomma non era da meno e doveva crearsi un personaggio. Infatti, questo povero Axel non ha mai conosciuto la vera Dorotea perché lei, in quel periodo, aveva cambiato la pelle, si era creata questo fake account nella vita reale, cioè si impersonificava un personaggio falso, si faceva chiamare. Teia Singhalla Neya scusate, ve lo leggo bene. Teia Singhalla Neaharda, e lei diceva di essere una musulmana di origini egiziane e israeliane. Cioè bianco caucasica, bianca caucasica con gli occhi azzurri e la, 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 la pelle diafana, però Okay, ok, ok, magari però, cioè, origini egiziane adesso io non so, eh, ma comunque ci credevano tutte. C'era il fake life account, <ride> esatto, esatto, esatto. La fantasia non le mancava però, era talmente brava a imbarbustare tutti perché poi, eh, raga, i bugiardi patologici sono quelli che. Sono addirittura più a loro agio nel mentire che nel dire la verità, quindi per loro mentire era proprio la loro zona di comfort. Quindi era molto, molto brava a far credere tutto. Era un bot, esatto. Insomma, tra Axel e Dorotea c'è stato un matrimonio abbastanza turbolento, litigavano spesso perché. Lui, essendo un marinaio, aveva da fare tanti viaggi per mare e quindi, come sappiamo, quando il marinaio parte tu fai ciao ciao dalla finestra e non sai quando torna. Ma Dorotea non è che stava alla finestra a fare la calzetta mentre aspettava il marito che tornava. Ma va! Anzi, quando lui non c'era, lei ne approfittava per invitare altri uomini a casa e fare un po' di. <ride> prendere su qualche soldo, ovviamente, cioè si faceva pagare. Poi a un certo punto ha detto: Ma dai, perché oltre che fare un po' di. Mh mh mh, poi non giochiamo anche d'azzardo e ci scommettiamo i soldi? Visto che lei era anche brava nel gioco d'azzardo. E quindi ha deciso bene di eh, scommettere i soldi del marito: no, i suoi, eh? Perché lei, comunque, non, non è che. quando aveva marito, non, non è che avesse grandi soldi per le mani. E quindi lui non c'era Eeeh, eh, vieni qua, dai, facciamo un po' di fichi fichi E poi un po' di poker E via andare Beh, nel frattempo Lei decide anche di mettere su Un'impresa, sacramento Un'impresa tutta al femminile Yeah, che bello Una signora, un'imprenditrice Sì, un bel bordello Quindi lei faceva la maîtresse Di bordello E ha gestito per un po' questa società, diciamo, che veniva spacciata, Girl Powers, <ride> veniva spacciata come, cioè aveva la copertura, come società di contabilità. Guarda, io me l'immagino, no? Uno che entra nel bordello e dice come, guarda, adesso conto, uno, due, <ride> le quote rosa per l'imprenditoria femminile, infatti, infatti, infatti. Beh, eh, non durò molto questa sua attività perché venne subito beccata e arrestata. Tra l'altro viene eh, condannata a 90 giorni di prigionia nella contea di Sacramento perché giustamente gestire un bordello non è proprio molto legale. Nel 61 il marito, il marinaio, perché lui il polaccio comunque era ancora lì. Eh, nel 61 era tornata a casa. Il marito non, non stava viaggiando in quel periodo, quindi hanno avuto forse il periodo di convivenza un po' più lungo. Dopodiché lui non ne poteva più. L'ha fatta ricoverare al DeWitt State Hospital perché lei era continuamente sbronza molesta con lui perché era sbronza, quindi gli urlava addosso, lo picchiava, così, tipo uomo, di solito è un ruolo di genere più maschile, invece era lei e il fatto che continuasse a raccontargli bugie e ripetizioni, cioè non riusciva a dire la verità in niente e eh, per di più quando raggiungeva livelli di alcolismo estremi, oltre a cercare di fare del male a lui, lei tentava il suicidio davanti a lui e qui Potete capire da dove eh, è venuto fuori questo trigger? Insomma, ha ricalcato suo padre? Era diventata suo padre. Insomma, l'ha fatta ricoverare, gli ha fatto una specie di TSO e mentre era nell'ospedale i medici le hanno diagnosticato una personalità instabile, che vuol dire tutto e niente, comunque è sicuro c'era un disturbo di personalità. Ma quello che ci interessa è che gli hanno diagnosticato una palese ehm, bugia patologica, cioè come bugiarda patologica. E questo ovviamente l'abbiamo visto, visto che non riesce nemmeno a usare il suo vero nome, ma deve sempre inventarsene altri, così. Non perché ne abbia realmente bisogno, ma lei ha questo gusto nel presentarsi per chi non è, nel fregare sempre le persone, perché è più a suo agio nella bugia che nella verità. E insomma, alla fine Dorotea e Johnson divorziano nel 1966. Però lei continua a utilizzare il cognome Johnson per un po' dopo il divorzio, che è una cosa che farà spesso. E non, ripeto, non perché le fosse ehm, d'obbligo le fosse d'aiuto in qualche modo utilizzare il cognome del marito anziché il suo che originariamente era Grey. Ma sì, perché, perché sì, perché io devo fare una cosa che non, che non devo fare, ma mi piace così, capite? Il gusto della criminalità, il brivido di dire le bugie in continuazione. E quindi lei assume l'identità di questa Sharon Johnson e eh, decide proprio di cambiare personaggio. Non era ancora così, eh? Era una, una giovane donna, ma decide in questo momento, in questo periodo, di... Uh, nascondere un po' quella che è la sua vera natura Quindi la, la predatrice, la maîtresse, la, la volpessa diciamo Quindi cerca di nascondere questo comportamento presentandosi come una gentile donna cristiana Quindi uh, ricomincia a fare il suo lavoro di badante Smette di fare, di gestire imprese tutte al femminile diciamo E comincia, ricomincia il suo lavoro di badante e agli occhi della società, Comincia a comportarsi come una signora molto cristiana, molto eh, timorosa di Dio, con una, una alt alti valori morali, e come un angelo sceso dal cielo. Lei, per farsi anche no, vedere dalla società, dalla comunità, di buon occhio,. Lei forniva alle giovani donne in difficoltà un rifugio dalla povertà e dagli abusi gratuitamente a casa sua, quindi dava la possibilità a queste donne in difficoltà di eh, passare qualche giorno, qualche settimana a casa sua gratis. Nel 1968 si sposa di nuovo per la terza volta, un terzo matrimonio. E ragazzi, per l'epoca, eh, cioè siamo nel 68, una donna che si sposa per tre volte. Cioè, voglio dire, altro che brava signora Cristiana, però c'è sempre da dire che lei cambiava identità. Quindi nessuno sapeva, e probabilmente neanche i suoi mariti, sapevano che lei era precedentemente sposata e divorziata, perché aveva sempre nomi nuovi. Quindi nel 68 si sposa con Roberto José Puente, un uomo caliente. E eh, insomma, anche questo matrimonio dura poco. Pensate che lui... Scappa da lei, vabbè, fugge, vabbè, fugona! Dopo 16 mesi di matrimonio. E eh, Dorotea, tra l'altro, ha sempre raccontato che la separazione fosse dovuta agli abusi domestici. Ora io ho una domanda per Dorotea: chi abusava chi? Perché la, la domanda sorge spontanea. Comunque, immagino che la, la sua versione, ovviamente, fosse che lui abusava di lei, chiaramente. Quindi nel 67 lui, lei tenta di servirlo, ovvero in America eh, si usa il served, ovvero quando eh, tu chiedi il divorzio arriva un uh, uh, Arriva un ometto che ti serve, che quindi ti presenta, no, la, il, ti, ti fa il served, vabbè raga non, non ve lo so spiegare bene ma lo sapete anche voi. Insomma... Cerca di servirlo con questa richiesta di divorzio, ma eh, Puente fugge in Messico. Da cosa ci, cosa ci possiamo aspettare da uno che si chiama Roberto José Puente? Dove vuoi che fuga? In Messico, ovviamente. E quindi il divorzio non viene mai formalizzato fino al 1973. I due in realtà son, hanno una relazione perché lui è comunque un uomo caliente e quindi continuano ad avere questa relazione passionale, turbolenta e molto ex non ex. Cioè fuggo in Messico ma poi torno, ti pisello un po' e poi torno in Messico e poi no, non me la siare. Vabbè, alla fine insomma eh, nel 73 formalizzano il divorzio ma fino al 75. Continuano a fare zumpa zumpa, tira in molla ex non ex, eccetera. Fino a che Dorotea non chiederà un'ordinanza restrittiva e lo, la otterrà eh, contro di lui nel 75. Io quindi sono immaginata che, probabilmente adesso prima ho fatto la battuta degli abusi, ma probabilmente lui era davvero abusante nei confronti di lei, e questo è stato il motivo per cui la relazione è durata a lungo, ovvero. Uh, lei in qualche modo è abituata a questa forma d'amore che non è amore, eh, violenza e abuso, e quindi, essendo che questo è un po' il suo unico schema di ehm, relazione con la figura di riferimento, col caregiver, diciamo. Uh, molto probabilmente si è attaccata molto di più. È l'unico modello che conosce esatto Albe. Si è attaccata molto di più a quest'uomo rispetto agli altri, forse perché proprio c'era questa relazione abusante. Vi volevo fare vedere la pensione, cioè la casa vittoriana che la nostra Dorotea utilizzava come pensione appunto per accogliere i suoi inquilini e dove alla fine ha fatto tutto eh, il patatrack che doveva fare. Eccola qua. Tra l'altro è una casa stupenda. Adesso ve la faccio vedere grande, poi dopo ve la rimpicciolisco. Guardate quanto è bella. È bellissima, ma ahimè, nonostante sembri una casa super carina, rassicurante, col giardino curato... Ecco, fate caso col giardino curato. Perché in realtà questa casa nasconde l'horror più horror che potete immaginare. Allora... Cosa succede? Dopo il suo divorzio, dopo il terzo divorzio della nostra Dorotea. Eh, lei si concentrerà sulla gestione effettivamente di questa pensione, che abbiamo già visto aveva preso in passato, ma adesso ci si concentra proprio mh, in maniera, diciamo, a tempo pieno. È appunto questa villa vittoriana al centro di Sacramento, in California, tra l'altro, edificio storico, quindi anche tutelato da una certa architettura. E eh, si trova un indirizzo che diventerà storico, un famigerato indirizzo, indirizzo il 1426 F Street. La pensione, tra l'altro, si rivelava ai tempi come una grande risorsa per la comunità per aiutare le persone, diciamo, più in difficoltà, le fasce deboli poiché appunto la nostra Dorotea accoglieva gli alcolisti, accoglieva i drughè, i senza tetto, i vagabondi, eh, i malati di mente anche, e i disabili, insomma tutte quelle eh, fasce particolarmente fragili della popolazione e teneva all'interno anche della sua eh, pensione delle riunioni di alcolisti anonimi e aiutava le persone, almeno questo era quello che pareva dall'esterno, a ricevere benefici dalla previdenza sociale. Quindi lei prima gli aiutava a ricevere i benefici della previdenza sociale e poi se li intascava, ovviamente, ovviamente, ovviamente. Insomma, per aumentare ancora di più la sua credibilità da brava signora senza macchia, eh, ha cambiato completamente look e la sua immagine pubblica diventa quella di una rispettabile signora Anziana, ovvero l'immagine che vi ho fatto vedere prima, cioè lei indossava questi abiti vintage, indossava questi grandi occhiali proprio da nonna, cioè si era travestita da nonnetta e smise anche di tingersi i capelli, li lasciò crescere grigi nonostante avesse 47 anni, quindi non è che fosse così nonna, però con delle modifiche al look, eh, con un vestiario particolare effettivamente si dava quei 15 anni in più. Lei tra l'altro riesce ad affermarsi come membro molto rispettato della comunità ispanica di Sacramento perché finanziava degli enti di beneficenza finanziava delle borse di studio finanziava programmi radiofonici indipendenti per dare voce alla comunità ispanica e quindi era diventata proprio un punto di riferimento come oh la brava nonnina la brava signora ah, cum la brave quella che lei si sì, sì, salutava sempre e quindi insomma alla fine di tutto questo incontra e sposa il suo quarto uomo, Pedro Angel Montalvo. E, insomma, questo matrimonio dura ben una settimana. Dopodiché, Pedro. Pedro, 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 Pedro se n'è andato perché si era, era spaventato, perché lei era effettivamente insopportabile e completamente pazza. Quindi sono stati sposati una settimana e poi, ciao, Pedro, P. se n'è andato. E, e se n'è andato. Quindi niente, un matrimonio flash. Nel 78 Dorotea eh, finalmente viene beccata, considerato tutti gli affari che combinava là dentro la pensione, perché come vi dicevo, lei eh, tratteneva dei soldi rispetto ai suoi inquilini eh, che magari erano proprio fragili, erano deboli, quindi non, non riuscivano nemmeno a gestire da soli il loro denaro o a ritirare le loro pensioni. Per cui lei eh, li ritirava al posto loro e poi se ne intascavano una parte per le spese, ma in realtà la maggior parte se la teneva lei. Infatti nel 78 viene accusata e condannata per aver incassato illegalmente 34 assegni statali e federali che appartenevano ai suoi inquilini. Ai suoi inquilini. Lei eh, quello che faceva era falsificare la loro firma dietro agli assegni della previdenza sociale, li ritirava per loro e poi gli dava proprio il minimo indispensabile. Viene condannata a 5 anni di libertà vigilata e dovete pagare 4.000 dollari di risarcimento a queste persone. Quindi c'erano già delle avvisaglie del fatto che se ne stesse approfittando proprio in realtà dei suoi inquilini, ma Nell'aprile del 1982 eh, succede un evento che effettivamente comincia a far sospettare un po' di più la comunità rispetto a quello che era davvero Dorotea. Perché nell'aprile dell'82-1982, no dell una signora di 61 anni, Ruth Monroe, inizia a vivere a casa di Dorotea, nel, al piano di sopra della, della pensione. Perché va a vivere con lei? Perché il marito era malato terminale di cancro e viveva praticamente in ospedale. Non, praticamente viveva in ospedale. E eh, lei si è ritrovata a vivere in casa sua da sola nel dolore insomma di, di questa perdita del marito. E quindi Dorotea un giorno le dice, visto che avevano amici in comune, si conosceva anche il figlio di Ruth, Dorotea le dice, ma guarda, non stare da sola a casa che ti viene la depressione, vieni a vivere con me, ci facciamo compagnia, siamo amiche, dai, vieni a stare un po' da me. Il figlio di Ruth, di questa signora, era tra l'altro molto contento che Dorotea, così gentile, così generosa, che si prende cura della sua mamma, e quindi era molto contento che eh, Ruth avesse la possibilità di vivere con Dorotea e ciò nonostante ovviamente il figlio voleva molto bene alla mamma quindi la andava a trovare tutti i giorni dopo il lavoro e nota che negli ultimi tre giorni mh, prima della morte perché poi Ruth ahimè morirà in quella pensione la vedeva particolarmente eh, senza energie spenta. Eh, poi nel questo diciamo il terzo giorno prima della sua morte, il secondo ancora peggio, arrivava alla catatonia, non riusciva a rispondere alle domande e notava che sua madre teneva sempre in mano un bicchiere. E dire che eh, insomma, la mamma non era abituata ad assumere medicine o tantomeno alcol, ogni tanto l'aveva vista addirittura col bicchiere con l'alcol e quindi le chiede "Mamma, ma Cosa c'è lì dentro? E lei gli dice, è una medicina che mi ha preparato Dorotea per calmarmi i, i nervi, sai lei è tanto cara, si prende cura di me, io adesso mi sento male, ma lei mi cura. Quindi il figlio che si eh, fidava totalmente di Dorotea la rassicurava, gli diceva, mamma vai tranquilla, adesso vedrai che guarisci, c'è Dorotea che si prende cura di te, quindi eh, non preoccuparti che sicuramente guarirai. Il problema è che pochi giorni dopo eh, Ruth morirà per un'overdose di codeina e paracetamolo. Eh, Dorotea venne interrogata dalla polizia, ovviamente, in seguito a questa morte, più che altro perché il figlio non gli sconquifferava un granché questa morte della madre. Quando però viene interrogata, Dorotea racconta alla polizia che Ruth in realtà era molto depressa per la morte del marito, che nel frattempo aveva. Eh, perso la vita e che non riusciva a superare la sua dipartita quindi alla fine si è presa giù tanti farmaci eh, e si è suicidata quindi lo ha fatto da sola la polizia credette a Dorotea nonostante il figlio eh, di questa signora continuasse a insistere che dovevano eh, indagare più a fondo che lui non era eh, assolutamente eh, d'accordo con l'ipotesi suicidaria però Mm, non gli hanno creduto, e hanno creduto invece a Dorotea: perché questo? Io non credo sia tanto un non ho voglia di indagare, ma sia proprio una fiducia cieca verso una persona che si presenta con questo aspetto. Cioè, io credo che nel momento in cui lei fosse effettivamente stimata dall'intera comunità per essere una che si è sempre presa cura delle persone fragili, che ha sempre aiutato gli altri, perché attenzione, lei in realtà lo ha fatto anche veramente. Cioè, non ha solo derubato i suoi, i suoi inquilini, lei quando aiutava le donne in difficoltà le aiutava veramente. Ovviamente c'era sempre un ritorno in senso di eh, guadagno che fosse un ritorno economico o fosse un ritorno d'immagine, perché lei si doveva costruire chiaramente tutto un personaggio affidabile per nascondere le sue malefatte eh, è comunque un ritorno. Quindi aiutava davvero le persone, ma ha, ha uno scopo. Beh, poche settimane dopo. Comunque la polizia tornerà ehm, a casa di, di, di Dorotea alla pensione perché Malcolm McKenzie, che era un anziano di 74 anni, eh, era stato nella sua pensione, era uscito dalla pensione, era fuggito praticamente da questa pensione, era andato dalla polizia denunciando il fatto che Dorotea aveva cercato di drogarlo e derubarlo, ma lui era riuscito a fuggire in tempo. Il nostro nonnino di 74 anni grande. Quindi il 18 agosto del, no del 1982 Dorotea venne condannata per tre accuse di furto. Sulla questione droga, a quanto pare non avevano le prove, quindi non l'hanno incastrata su questo, ma l'hanno incastrata su eh, il furto, anche perché aveva dei precedenti, quindi era anche più semplice da accettare, probabilmente. E si prende ben cinque anni di carcere. Questa è la prima volta che eh, la nostra Dorotea finisce in carcere e ci sta. Ah, finalmente! Intanto la pensione, però, ce l'aveva ancora, eh, andava avanti, c'erano altre persone che andavano dentro. Dal carcere, lei rimarrà in realtà tre anni, sconterà soltanto tre anni sui cinque che gli avevano sentenziato. Lei dal carcere comincia a scambiare delle lettere mala mala con un nuovo amico di penna. Tale Everson Gilmouth che è un pensionato di 77 anni, originario dell'Oregon, e sviluppano questa profonda, diciamo, amicizia di penna, c'è l'amico speciale, capito? Infatti, Dorotea viene rilasciata nell'85 dopo che ha scontato 3 anni. E la prima cosa che fa quando esce dal carcere fu proprio incontrare Gil che non se erano mai visti, quindi finalmente si incontrano. Lui pensate romanticissimamente la va a prendere proprio fuori dal, dal carcere con il suo pick up Ford rosso del 1980. E la aspetta lì, ehi, hey, hey, donna criminale, sali sul mio pick-up. E quindi niente, loro hanno una relazione immediatamente molto scoppiettante, molto appassionante pare che effettivamente tra i due ci fosse grande attrazione sembrava vero amore ma Dorotea non perde il vizio non perderà mai il vizio e adesso arriviamo ad un capitolo davvero molto creepy molto 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 creepy che io ho chiamato la scatola misteriosa Mis my mystery box comunque nel novembre dell'85 Dorotea Chiama e assume un uomo di nome Ismael Florence e eh, lo chiama per installare fare dei lavori di manovalanza in casa per fargli installare dei pannelli di legno nel suo appartamento, cioè nella sua appunto pensione, perché lei viveva lì. Gli dà un anticipo per i lavori di 800 dollari, ma quando lui termina il lavoro e gli chiede il resto dei soldi, lei non li ha e quindi cosa gli dice? Guarda, non ho i soldi per pagarti il lavoro, però lo vedi quel pick up Ford rosso del 1980? È, è del mio fidanzato che però adesso è a Los Angeles e quindi non, non gli serve più. Quindi prendi quello al posto del pagamento. E qui c'è una domanda che mi sorge spontanea. E a lui andava bene così? Adesso capiremo, adesso capiremo. Quindi Florence prende questo pick up come pagamento, dice: Guarda, vale pure di più di quello che mi dovevi pagare, quindi, bella, e lo prende su. Dopodiché uh, Dorotea gli dice: Ma senti, visto che ti ho pagato così lautamente, perché comunque cioè, il Ford uh, vale più di quello che ti dovevo, fai una cosa: fammi anche un altro lavoro che mi servirebbe. Dice, cosa? Guarda, mi devi costruire una scatola 6x3 x 2 piedi di legno. Uh, è alta due metri, larga uno. Sostanzialmente questa, questa scatola. Quindi eh, Florence gliela costruisce e poi lei gli chiede di trasportare la scatola piena e sigillata di roba vecchia, cioè lei ha detto che l'aveva riempita di robi vecchi, di, di, di spazzatura, di vecchi oggetti libri, cose da buttare. E poi l'aveva sigillata. Ha detto, va, eh, aiutami a trasportarla in un deposito che me ne devo liberare di sta robaccia qua. Perfetto, quindi lui eh, carica sul pick-up ovviamente questa scatola, lei lo segue perché deve tenere d'occhio dove, dove va a finire questa scatola e mentre sono in macchina Dolotan a un certo punto chiede a Florence di fermarsi mentre si trovano sulla Garden Highway nella contea di Sutter. A questo punto gli dice di scaricare questa scatola di roba vecchia sulla riva del fiume. Quella era in realtà una discarica non ufficiale di spazzatura domestica, cioè una discarica non riconosciuta, ma eh, come dire, tutti buttavano la roba lì. E quindi lei l'ha lasciata lì: roba vecchia, roba morta. Infatti cosa succede? Il primo gennaio del 1986 un pescatore individua una scatola che da lontano gli sembra una bara e dice ma eh, che strana questa cosa, quindi chiama la polizia anche perché era sigillata e non avrebbe potuto aprirla. Gli inquirenti hanno quindi aperto la scatola e non fosse mai successo perché quando l'hanno aperta... Il, 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 la morte, la morte, vero, propriamente la morte. Hanno trovato all'interno un corpo in avanzato stato di decomposizione e non identificabile. Quindi appartenuto ad un anziano. Quindi dicono: chi sarà questo qui? Nel frattempo vi ricordate Mouse, quello che l'era andata a prendere col pick up l'amico di lettera, il suo nuovo fidanzato, l'amore incredibile. Come mai lei ha dato via il pick up con così facilità? Beh, Mouse nel frattempo era scomparso. Nessuno sapeva più dove fosse finito Mouse, ma la famiglia di lui chiaramente chiamava spesso a casa e lei ogni volta si inventava una scusa per cui lui non poteva rispondere. È fuori casa, è molto malato, è adesso impegnato, Ema ce l'ha con voi. Quindi ogni volta si inventava una scusa. Ma guardate un po' chi c'era dentro la scatola: ha buttato via il suo, il suo uomo. Sapete che non è riuscito a divorziare, non so, comunque questo ha deciso proprio di, di farlo fuori. Eh, e però intanto forse per questo che non ha divorziato perché lei intanto continuava a percepire la sua per la pensione a ritirare la sua pensione di lui e come dire eh, lei continuò per tre anni perché poi in realtà il corpo all'interno di questa scatola verrà identificato soltanto dopo tre anni nel cui insomma poverino eh, lui ri rimase scomparso fino all'arresto di, di Dorotea e lei, eh, approfittando anche della pensione di Gilmouth, riesce ad accogliere nella sua tenuta altri ben 40 inquilini. Ora, come vedete, non li, non li uccideva tutti, uccideva quando serviva. In realtà, a lei, da una parte, gli sarebbe piaciuto davvero fare del bene per queste persone perché in qualche modo gli dava. Importanza, si dava una certa uh, aria, no? da, da persona per bene che tutti la stimavano, che tutti la pensavano una persona meravigliosa che uh, meritava affetto da parte della comunità. Tutti wow, la nonnina carissima, eccetera. Quindi effettivamente delle persone li aiutava veramente. Ma quando aveva bisogno di soldi, diciamo che non si faceva. Eh, tanti scrupoli. Delirio di onnipotenza, dovevi tu, tu muori? Eh sì, Ruma, sì. Cioè, ricorda eh, un po' anche questa modalità. Poi io non so esattamente sulla base di cosa scegliesse le vittime. Questo lo sa solo lei. E non ce lo dirà mai. Ecco, contrariamente ad altri casi. Come abbiamo visto, Robert Berdella avevamo tantissimi dettagli sugli omicidi e su, sulle modalità, proprio perché lui ha confessato tutto e ha raccontato tutto. Qui abbiamo a che fare invece con una killer che non ha mai confessato di aver ucciso. Cioè lei si è sempre processa, professata innocente. Anche dopo vent'anni di galera, ancora diceva: No, no, io non ho mai ucciso nessuno. Quindi se li è portati nella tomba, diciamo, i suoi segreti. Dorotea continua. A, ehm, ad accettare nuovi pensionanti eh, soprattutto anziani e lei diventa anche popolare tra gli assistenti sociali locali proprio perché accettava persino casi difficili come tossicodipendenti o persone violente e lei riusciva effettivamente a ehm, gestire anche delle personalità violente ecco questo significa proprio che lei era abituata ad avere a che fare con persone violente e abusanti quindi riusciva anche a tenerle lì e diventa un punto di riferimento, pensate, per gli assistenti sociali. Cioè gli assistenti sociali consigliavano ai loro assistiti di rivolgersi alla nonnina per trovare un posto dove vivere. Cioè, follia! Assurdo! Assurdo! Lei, tra l'altro, si presenta addirittura, eh, decide di sembrare ancora più anziana, e quindi mente sulla sua età. In questo periodo, in cui vi sto raccontando, lei ha 59 anni. Ma in realtà dice di averne 70. Quindi finge di essere ancora un po' più, un po più nonna di quello che è. Lei tra l'altro comincia a raccogliere la posta mensile dei suoi inquilini prima che loro la vedessero. Quindi gli legge la posta, li controlla in tutto e per tutto. E eh, ritira chiaramente i loro assegni pagandogli dei piccoli stipendi tenendosi lei la maggior parte. Come, come al solito lei ricomincia a fare quello che ha sempre fatto. Durante questo periodo. Gli agenti per la libertà vigilata, perché ricordiamoci che lei è uscita prima dal carcere, ma era in, in libertà vigilata, vanno fino a 15 volte nella pensione per controllare Dorotea. E vi ricordo che le era stato ordinato, secondo la sua eh, libertà vigilata, di non poter più eh, gestire degli anziani, di non poter avere più a che fare con degli anziani e soprattutto non poteva gestire i soldi di questi anziani lei lo faceva regolarmente ma ciò nonostante e nonostante insomma ehm, gli agenti della libertà vigilata andavano a controllare non sono mai state riportate delle violazioni questo perché perché chiudevano un occhio perché dicevano ma lei è una risorsa per la comunità tutti le vogliono bene eh, gli assistenti sociali hanno bisogno di lei e poi è tanto carina è tanto... Oh, e tanto dai, vabbè, ha rubato quelle due cose lì, ma lasciamola fare, dai, che le vogliono tutti bene. Capito? E, e saluta sempre, quindi non possiamo mica riportarla in galera immediatamente, no? Cioè, anzi, 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 salutava sempre, quindi <ride> Ma corrotti no, non erano agenti corrotti, erano agenti che hanno chiuso un occhio davanti pensando di fare come dire un atto di umanità Pensando di dire vabbè se noi non eh, la, la, la lasciamo fare anche se non potrebbe eh, Salviamo decine di vite perché comunque lei se ne prende cura Io un po' lo capisco questo, questo ragionamento Però cominciano a emergere un po' di sospetti nel vicinato, perché la nostra la Dorotea nel suo giardino faceva cose strane, ovvero i vicini notano delle stra dei strani lavori, dei come fosse sempre un cantiere aperto quella casa. Lavori che gestiva, cioè che almeno faceva a livello di manovalanza, un alcolizzato senza tetto noto a tutti come capo. Immagino fosse boss, ma lo chiamiamo Capo. Dorotea ha sempre raccontato di avere un po' adottato Capo che era il suo braccio destro era il suo tuttofare era il suo avete presente quando c'è il cattivo e poi c'è lo scagnozzo che lo segue dappertutto tipo maggiordomo tuttofare ecco era un po' così la, la loro relazione e lei gli faceva scavare tantissimo. Cioè lui era un, un escavatore praticamente, lo faceva scavare, scavare, scavare Pensate che gli ha fatto scavare tutto il seminterrato Gli ha fatto caricare il terreno e eh, buttare via della gran roba con questa carriola Cioè lui andava in giro con questa carriola e buttava tantissime robe Poi ehm, il piano interrato all'epoca era ricoperto con una lastra di cemento lui tolse questo cemento, eh, cominciò a scavare nel seminterrato non si capiva perché facesse sti lavori. I, i, I vicini erano tipo: boh, che cacchio stanno facendo? Sta smantellando tutto. Ha smantellato anche il garage e ha installato delle nuove lastre di cemento. Quindi chissà cosa c'era là sotto. Insomma, finiti i lavori, eh, fin abbassa la leva, Kronk. Esattamente, esattamente. Ehi, hey, capo, era italiano? No, 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 si chiama Boss. Boss. Insomma, eh, alla fine dei lavori, quando tutto era terminato, Boss scompare. Nessuno sa dove è finito. E in realtà non lo sapremo mai. L'11 novembre del 1988 c'è una svolta incredibile, poiché la polizia ha cominciato a indagare sulla scomparsa di un uomo. Finalmente qualcuno si accorge che qualcun altro scompare. L'inquilino della nostra Dorotea, che si chiamava Bert Montoya, era un uomo molto fragile poiché era affetto da schizofrenia ed era portatore di handicap, non era assolutamente autosufficiente e infatti viveva nella pensione con Dorotea che si prendeva cura di lui. Perché eh, qualcuno si accorge della sua scomparsa? Eh, lei accoglieva sempre persone che non avevano più rapporti con le loro famiglie, perché erano proprio vagabondi, erano disperati, erano persone davvero ai limiti della società. Però in questo caso Bert aveva un assistente sociale che si interessava di lui, tale Judy Moise. E questa assistente non riusciva più a mettersi in contatto con lui, non riusciva più a trovarlo e quindi va alla polizia e ne denuncia la scomparsa. Tra l'altro comunica alla polizia che il suo ultimo indirizzo noto era proprio il 1426 F Street, cioè dove c'era la pensione di Dorotea. Quindi la polizia decide di cominciare ad indagare proprio dall'ultimo suo recapito, ovvero da Dorotea. Che tra l'altro Dorotea era quella che si doveva prendere cura di lui, quindi chiaramente... Ehm, fan, anche per fare qualche domanda no? per indagare un pochino e qui eh, io ho visto nel documentario che c'era proprio uno dei poliziotti che eh, si è recato a casa di Dorotea quel giorno che ha raccontato tutta la scena quindi adesso io provo a eh, riraccontarvela praticamente gli agenti hanno ricevuto la denuncia di Judy Moyes hanno detto ok adesso ci attiviamo subito andiamo alla pensione di Dorotea ma Judy Moise, che era l'assistente sociale, disse: "Ragazzi, fareste meglio a prendere con voi delle pale". E lo dicono: "Delle pale? Perché delle pale?". E lei dice: "Perché sono passata lì davanti in macchina diverse volte e ho visto dei cumuli di terra, dei gran buchi, cumuli, cose. Sembrava un cimitero". E quindi cosa fanno? Prendono le pale. i <ride> poliziotto dicono Vabbè, oh, senti per non saperne leggere scrivere: prendiamo le pale. Arrivano alla pensione con queste pale. Dorotea apre la porta. Tra l'altro, questo poliziotto la descrive come attenzione, brotistone. Assolutamente. La descrive come vestita benissimo, tutta elegante, calmissima. E quando apre la porta fa: vi aspettavo, ragazzi. Oh! E loro tipo rimangono sbigottiti. Perché cosa vuol dire? Cioè arriva la polizia con delle palle in mano e la signora apre elegantissimamente e vi aspettavo ragazzi. Cioè, quindi rimangono un attimo spiazzati. E a quel punto le dicono che stanno cercando Bert. E eh, che stanno cercando di capire che cosa gli è successo. Quindi la prima cosa che le domandano è. Che cos'è questa casa? Che cosa fate qui? Lei li guarda e fa: Sto violando la mia libertà vigilata e loro. Ma, quanto sei carina! Però. Vecchia. Così. E insomma, sembra la risposta pronta. Vedete com'è scaltra questa donna, come ti spiazza sempre ogni volta. Quindi, che cosa fanno? Gli agenti per prima cosa cominciano a girare per casa. Girano per la casa, non trovano nessun indizio particolare, non trovano nessuna prova, ma poi gli torna in mente il consiglio delle pale, gli torna in mente che sono arrivati con delle pale. E quindi dicono, ah, effettivamente il terreno in giardino è smosso. E chiedono ad Dorotea, signora, possiamo scavare nel suo giardino? E lei dice, ma perché non tornate in ufficio? Avete molto di meglio da fare che scavare il mio giardino. Fa così, voi andate a lavorare che avete tanto lavoro. Ci penso io, faccio una telefonata, chiamo uno che scava tutto il mio giardino, poi quando ha finito vi richiamo. Eh sì, no? perché funziona così quando fai le indagini, no? Cioè scavi tu, poi se trovi qualcosa chiami, no? <ride> mi sembra mi sembra proprio che abbia senso. <ride> Furbissima! A quel punto gli agenti che poi erano sempre come dire: devono sembra gentili, perché questa signora sembrava così fragilina, così gentilina, eccetera. In Italia avrebbero accettato, ma no, dai, loro gli dicono: guarda, signora, siamo qui, abbiamo le pale, non si preoccupi, facciamo noi, facciamo! Quindi, praticamente dicono: già, questa ci ha detto di mm, mo andiamo a vedere. Adesso ci è venuta ancora più voglia di scavarle il giardino. Quindi hanno deciso di cominciare a scavare con le pale che avevano. Erano in tre, tre uomini e due pale. E quindi eh, cosa hanno fatto? Hanno preso una terza pala in prestito dalla signora Dorotea. Scusa, ma ve lo dico, ma c'era il poliziotto che ci teneva un sacco a questo punto. E quindi ve lo riporto quando ho visto l'intervista. Cominciano a scavare, cominciano a scavare e a un certo punto trovano qualcosa che sembra stoffa. È un po' strano che sia della stoffa, Vabbè, continuano comunque a scavare in profondità a un metro di profondità colpiscono qualcosa che eh, li convince essere una radice, insomma, eh, sentono qualcosa di duro e dicono: Ah, qua c'è una radice, aspetta, che la dobbiamo rimuovere perché dobbiamo andare ancora più a fondo. Perché qua un metro e basta, ehm, insomma, cercano di spaccare questa radice con la pala, cercano di sollevarla con la pala, non ci riescono. A questo punto, scendono nella buca e con entrambe le mani facendo perno sui, pre sui piedi divelgono questa radice la tirano, la tirano, la tirano il problema è che quando tirano, 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 tirano fum, viene su cazzo era una gamba era una gamba umana e, e quindi tutti così oh, oddio pensavo fosse una radice o una gamba quindi insomma gli agenti erano sbalorditi e sconvolti e si girano verso Dorotea Dorotea era incredula, continuava a guardare nel buco e poi diceva Oddio, 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 ma è quello che penso che sia? E le dicono, sì signora, cosa ci può dire al riguardo? E lei? Non ne so nulla! Ci sono altre persone che hanno vissuto qui e eh. io sono stata in carcere? Ah, beh, allora... Sì. Quando, guarda, quando il tuo alibi diventa che sei stata in carcere, hai veramente toccato il fondo. Cioè, no, ma io sono innocente, io, io sono stata in carcere! E quindi ha cominciato a dire cose tipo... Um, ma mentre io ero in carcere qui ci viveva altra gente, quindi sicuramente non è, non è colpa mia, saranno stati loro. Insomma, eh, visto che hanno trovato una gamba, hanno detto: oh, ok, forse qui c'è bisogno di fare degli scavi forensi, cioè sono fatti con un certo eh, criterio investigativo. Quindi torneranno il giorno successivo per fare dei veri e propri scavi. Eh, fatti per il verso diciamo. Continueranno in realtà a scavare per tre giorni e si assiepano fuori dalla proprietà eh, tantissimi giornalisti e curiosi. Tra l'altro, i giornalisti, c'era una che raccontava, una poliziotta che raccontava di lei che appunto. Mentre faceva gli scavi, erano. Non riuscivano a concentrarsi proprio perché eh, le persone continuavano a urlare fuori ogni volta che tiravano fuori qualcosa dal terreno, ff, attaccati alla ringhiera. E poi c'erano questi giornalisti che a me veramente sale l'incazzo quando sento queste cose. C'era un giornalista che le continuava a dire: Rivolgiti alla telecamera mentre scavi. Fai un bel sorriso, regà! Cioè, ma la gente stava lavorando! Comunque sia. Sappiate, adesso vi faccio un piccolo spoiler, ma sappiate che nel giro di tre giorni troveranno ben sette corpi. Sette corpi, tutti quanti sepolti nel perfetto giardino inglese che aveva tutto il terreno smosso in quel periodo. Però guardate che bel giardinetto che aveva. Ecco, vedete quel, quegli spiazzetti verdi a ridosso del, del cancello? Ecco, lì sotto c'erano i corpi, proprio lì. Quindi. Attaccati alla strada praticamente. Comunque uno dei corpi che hanno trovato eh, è stato molto interrogativi perché l'hanno trovato in posizione fetale, quasi accartocciato su se stesso e mancavano dal corpo le mani, i piedi e la testa. E ad oggi ancora non hanno trovato le parti mancanti e nessuno sa dove si trovino questi piedi, mani e testa. Per quello dico, mh, chissà se si è mangiata qualcosa, perché veramente non, se sono, non si sono mai trovate tracce. Durante le indagini iniziali, prima quindi che, che eh, trovassero eh, tutti e sette i corpi, ma quando cominciavano a trovare i primi corpi, Dorotea non era sospettata. Anzi, avevano dato per buono che sicuramente era stato qualcun altro e non poteva essere stata lei, perché lei, povera, anziana, vecchiettina, piccolina, tanto dolcina, quindi impossibile potesse essere stata lei. Lei tra l'altro se ne stava tutto il giorno sul balcone, sulla balaustra che vedete qua, si è affacciata giù così a guardare loro che scavavano. E eh, come dire, lei non era indagata, non aveva era libera in quel momento. E quindi a un certo punto chiede a uno degli investigatori di poter essere accompagnata al motel lì accanto dove c'è suo nipote che lavora. Perché voleva prendere una tazza di caffè e un attimo, come dire, prendere un po' di respiro rispetto a tutti questi morti che emergevano nel suo giardino? Che lei, poverina, era sconvolta rispetto a tutto ciò, quindi si poteva prendere un po' d'aria e uscire da quell'inferno. E quindi l'investigatore le dice. Certo, lei può andare al motel, ma la scorto io, visto che qua fuori è pieno di giornalisti e pieno di curiosi e potrebbero effettivamente aggredirla. Quindi per tutelarla l'accompagno io e qui viene scattata una foto che diventerà storica proprio di mentre lei sta uscendo dalla proprietà e si sta facendo scortare dagli investigatori per andare a prendere il, uh, il caffè. Guardatela lei, quanto sembra poverina, piccolo il suo cappottino rosso. Eh, sembra un po' la regina Elisabetta. Stato, sembra tutta fragilina, signora, nonnina, tesoro. Quindi uh, era assolutamente insospettabile, veramente insospettabile. E quindi la accompagna al motel. Siccome l'aveva accompagnata solo per proteggerla, le dà un passaggio in auto. La fa scendere, la vede entrare al motel e poi lui ritorna indietro a proseguire con gli scavi. Ma a un certo punto vanno avanti un'ora, due ore, tre ore, trovano altri corpi. A un certo punto si guardano e fanno: Ma dov'è Dorotea? Non era più tornata dal motel. Quindi corrono al motel a rendersi, cioè a vedere se, insomma, se fosse ancora lì o che fine avesse fatto, e la receptionist gli dirà. Guarda, ho visto la signora entrare, ha preso un caffè, ma poi si è, subito, ehm, si è subito rivolta verso la cabina telefonica, ha preso, ha fatto una telefonata, probabilmente ha chiamato il taxi perché poi ho visto arrivare un taxi e lei che ci è salita sopra. Dorotea era fuggita, Dorotea latitante, fuggita la nonnina, fuggita. E quindi loro si rendono conto di essere stati ingannati dalla signora fin dall'inizio. Era scappata, infatti, cosa ha fatto Dorotea? Lei è entrata, ha preso il caffè. Ha chiamato il taxi e si è fatta portare fortissimo fino a Los Angeles, dove contatta un vecchio amico, vecchio in tutti i sensi: nel senso che era parecchio che si conoscevano, ma era anche anziano ed era anche tanto che non si vedevano. Quindi lui eh, non aveva memoria del suo nuovo aspetto. E insomma, lei riuscirà a restare latitante per ben cinque giorni, a signora! Cioè, cinque giorni in cui i telegiornali mandavano a ripetizione le sue foto in giro e eh, la notizia della sua latitanza, del fatto chi l'ha visto, insomma, segnali i most wanted. Uh, Dorotea, però, a quanto pare ha dato per scontato che magari. Un fugone! Esatto! Um, ha dato per scontato che magari la notizia non arrivasse fino a Los Angeles, e invece ci arriva. Perché? Il vecchio amico accetta di incontrare Dorotea. Ovviamente non aveva collegato, perché poi lei cambiava sempre identità, quindi non aveva collegato le notizie al telegiornale alla sua vecchia amica che aveva sentito al telefono. Ma quando si vedono al bar, lui la riconosce subito come la donna che ha visto nei telegiornali. Quindi, eh, furbescamente, e qua abbiamo un altro nonno scaltro, furbescamente fa finta di niente e prende con lei da bere, bevono insieme. Sta lì con lei al bar. Poi a un certo punto dice che deve andare in bagno e invece fa una telefonata. Chiama la polizia e denuncia la presenza di Dorotea proprio lì al bar. E infatti arriverà la polizia che la arresta immediatamente. Insomma, si presentano e la arrestano. E volevo farvi vedere questa immagine dolcissima del suo arresto. Guardatela, poverina, poverina, tutta arrestatina, sta Dorotella. E lei, quando viene arrestata, la prima cosa che dice agli investigatori è: Signor investigatore, mi dispiace tanto. No, 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 Dorothea. No, no, dai, che così empatizziamo troppo. Sei un mostro. Devi rimanere un po'. No. Perché? 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 Mi dispiace tanto. Sì, vabbè, adesso vedremo che cosa combinava. Tra un po', tra un po ci dispiace meno. Insomma, eh, lei intanto viene arrestata e messa in custodia cautelare. Intanto vanno avanti a scavare, come vi ho detto trovano in totale sette corpi e il problema è l'identificazione, perché molti erano vagabondi senza contatti con le loro famiglie, quindi non erano stati denunciati come scomparsi, molti peraltro non avevano i denti, perché erano molto anziani, quindi avevano perso i denti, ne aveva solo uno o due in bocca, quindi sapete che tante volte quando i resti sono scheletrici, poi si, si procede con i denti e non avevano i denti. In più, ehm, insomma, quest'altro che non aveva le mani, i piedi, la testa, tutte eh, le cose che servivano per identificarlo non c'erano, ma riescono a identificare il primo corpo, diciamo radice, quello che avevano scambiato per una radice, ma era una gamba, eh, quella era l'inquilina Leona Carpenter di 78 anni. Bert, invece, l'uomo per cui sono partite poi le indagini, quello che era scomparso, denunciato dall'assistente sociale, era il terzo cadavere che avevano trovato ed era sepolto, pensate, sotto una vasca di cemento nel cortile sul retro. Tra l'altro, la storia di Bert è davvero molto triste perché eh, scoprirono che effettivamente Bert aveva dei genitori e eh, essendo lui disabile, avendo insomma una, una importante disabilità mentale, i suoi genitori si sono presi cura di lui per tutta la vita, ma 13 anni prima lui era scomparso da casa, era praticamente fuggito di casa, eh, lui era proveniente da Louisiana e eh, avevano denunciato la scomparsa, lo avevano cercato per anni e anni, non l'avevano mai trovato, pensate che la madre quando gli identificarono il corpo aveva 92 anni ed erano 13 anni che non faceva altro che cercarlo pensate quando finalmente gli hanno detto oh abbiamo scoperto dov'è tuo figlio abbiamo ritrovato ahimè eh, è morto ucciso dalla signora Dorotea sicuramente c'era qualcuno che la aiutava ma eh, come dire molto probabilmente quelli che la aiutavano erano quelli che poi venivano trovati sottoterra. Perché, come avete visto, scomparivano. I suoi aiutanti, i suoi tuttofare, scomparivano. Quindi chi lo sa se aveva davvero un complice eh, fisso o se ogni volta magari ne sceglieva qualcuno e poi lo accollava, lo, 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 lo accoppava proprio perché non eh, rivelasse nulla. Comunque, alla fine di tutte le indagini, Dorotea eh, viene sospettata di un totale di 9 omicidi. Il, il fidanzato trovato nella scatola che finalmente aveva identificato, uh, Gilmouth, che aveva 77 anni, e altri 8 inquilini che vivevano nella pensione, tra cui Ruth, M M Ruth Muro, 61 anni, la mamma, quella che poi mh, lei diceva. Che si era suicidata, ma invece no, ed era l'unica che non era sepolta lì perché proprio, eh, come dire, è stata portata via dal coroner al momento della morte. Leona Carpenter, che era appunto la, il, il primo corpo trovato, Alvaro Gonzales Montoya, eh, Dorothy Miller, Benjamin Fink, Giacomo Galoppo, c'era anche un italiano. Vera Faie Martin e Betta Palmer. Quindi tutti che vanno dai 55, scusate, dai 51 agli 80 anni. Più o meno eh, questi erano questa era l'età. Tra l'altro, hanno dovuto aspettare i rapporti tossicologici per riuscire a capire effettivamente come sono state uccise queste vittime perché non avevano segni di violenza sul corpo. E i tossicologici danno un risultato incredibile. Ovvero, queste vittime erano state drogate fino all'overdose, classico eh, metodo di serial killer al femminile che solitamente preferiscono il veleno alla violenza proprio perché hanno più facilità eh, nel ehm, cioè più difficile per una donna riuscire a ehm, uccidere violentemente un uomo, per esempio, no? È una questione proprio di mera forza fisica. E mischiava queste droghe, questi farmaci con l'alcol. Hanno trovato nel corpo di tutte le vittime lo stesso farmaco, lo stesso sonnifero, il Dalmain. E guarda caso, nessuna delle vittime aveva come prescrizione il Dalmain. L'unica che aveva la prescrizione per il Dalmain. Guarda un po' chi era, Dorotea. E quindi che cosa succede? Se eh, si mischia il Dalmain con l'alcol. Il risultato è uno stato catatonico. Se si aumenta la quantità di, questa, di questo mix, si può arrivare a una catatonia che eh, ferma addirittura il cuore, e quindi chiaramente eh, il soggetto muore. E lei li avvelenava chiaramente nei giorni. Avete visto anche la storia di Ruth, cioè lei diventava sempre più fragile. Ci ha messo tre giorni a ucciderla, e faceva proprio come Charles Sobrage, cioè li avvelenava. Loro si sentivano male e lei si prendeva cura di loro come Charles. Eh, non ti preoccupare, andrà tutto bene. Prendi questa una, una medicina che ti farà stare meglio. In realtà la, la medicina che l'avrebbe la, fatta stare meglio era il veleno. E quindi mm, dopo un po' di giorni queste persone chiaramente morivano. Tra l'altro, una cosa un po' inquietante, che rivedremo più tardi è che Dorotea, una volta che i, mm, i suoi inquilini morivano, non è che si liberava subito del corpo. Li teneva un po' nella stanza della morte, che era una stanza da letto al secondo piano dove li lasciava morire lì. E dopo, quando, dopo qualche giorno, settimana che eh, puzzavano, si decideva poi a liberarsi del corpo. E io lì mi chiedo: ma gli altri inquilini non vedevano niente? Non ho una risposta a questa domanda. Non ho una risposta, cioè, lei teneva questi in casa finché non puzzavano e c'erano anche tante altre persone lì, però, che vivevano, infatti. Boh Mi ha fatto sopportare il pusto Lei stava in un'altra stanza Li chiudeva in quella stanza lì Forse nessuno li ha visti perché Li chiudeva a chiave dentro questa stanza Però Che brutto Comunque dopodiché eh, Quando decideva di liberarsi del corpo Li avvolgeva in delle lenzuola e eh, insomma li avvolgeva proprio in un sudario, con un, un, un lenzuolo, poi ci metteva dei sacchi di plastica intorno e poi li trascinava nelle fosse aperte nel cortile per poi seppellirli di notte. Così, insomma, eh, per quanto riguarda il processo, anche qui ce ne sono delle belle, perché eh, Dorotea rimane in custodia cautelare per 4 anni. Il processo inizia solo a ottobre del 92. Tra l'altro lo volevano fare a Sacramento, ma lei era diventata una VIP a Sacramento. E quindi non sarebbe stato possibile avere un processo equo siccome c'era la giuria popolare. Per cui lo spostano a Salinas e terminerà dopo un anno, un processo lunghissimo. Dorotea si professa sempre innocente rispetto alle accuse di omicidio. Cioè, lei dirà che loro erano morti naturalmente nella sua proprietà e che lei quello che ha fatto è semplicemente intascare i loro assegni. Cioè, ha detto: Oh, già che sono morti, io li seppellisco e poi continuo a. Eh, incassare l'assegno. Quindi la sua difesa era, sono una ladra, non sono un'assassina. Beh, il pubblico ministero, eh, tale John Homara, ha chiamato ben 130 testimoni per eh, farli testimoniare rispetto al fatto che lei sicuramente era un'assassina. Infatti ha spiegato anche, eh, diciamo che la prova regina di questo processo per quanto riguarda l'accusa era il tossicologico era il farmaco il sonnifero che effettivamente era eh, prescritto soltanto ad orotea e lei aveva la prescrizione e guarda caso nel corpo di tutti eh, nel sangue di tutte queste persone è stato trovato nel sangue no perché non c'era nel corpo dai <ride> nei resti di queste persone è stato trovato questo farmaco quindi l'accusa procede insistendo su questa prova scientifica qui tra l'altro eh, hanno scoperto che prima lei li faceva addormentare eh, con questo mix di farmaci, ma se non morivano automaticamente, cioè se non gli si fermava il cuore con il mix di farmaci e alcol, lei non esitava nemmeno a soffocarli. Quindi, tra l'altro, assumeva dei piccoli criminali per scavare le buche e farsi dare una mano a liberarsi dei corpi. Ma l'avvocato di Dorotea, Tare Climo. Conclude la sua ringa finale con dei discorsi veramente estremamente emotivi. E adesso capirete perché la giuria ha avuto grandissime difficoltà a giungere a un'unanimità. Perché, infatti, ci hanno messo più di un mese per riuscire a ritenere Dorotea colpevole non di tutti e nove gli omicidi, ma soltanto di tre. E questo è, è un sistema che io non capirò mai rispetto alla giuria popolare: cioè, nel senso che si devono mettere d'accordo, cioè, c'era uno dei giurati che non riusciva assolutamente ad accettare che Dorotea potesse essere un'assassina. Quindi. Fanno una specie di compromesso. Cioè, dicono: Vabbè, dai, almeno tre ne accetti di omicidi? No, nessuno. No, ma ce ne sono, ce ne sono nove. Eh, no, io non, non ne accetto. Dai, allora sei, no. Tre, vabbè, tre, allora sì, diamogliene tre. Cioè, questa cosa qui mi ha lasciato un po' basita. Poi forse sono io che non ho capito bene come funziona, però mi ha lasciato un po' basita. Comunque sia, eh, alla fine la incolperanno, insomma la accuseranno eh, di tre dei nove omicidi. Quindi si sta. Sono sei vittime che non avranno mai giustizia, compresa Ruth, eh, che eh, rimane archiviata come suicidio. E questa cosa fa veramente eh, arrabbiare tantissimo. Però c'è anche da dire che durante il processo la difesa è stata particolarmente abile, cioè gli avvocati che hanno difeso Dorotea sono stati davvero, davvero abili. Innanzitutto, hanno chiamato tantissimi testimoni di quelli che lei aveva realmente aiutato, come abbiamo visto in passato. Lei aveva effettivamente aiutato davvero delle persone fragili. Che hanno testimoniato quanto lei fosse cara, generosa, eh, impossibile che potesse fare una cosa del genere perché ha cambiato loro la vita, gli ha dato una nuova opportunità. E qua rivedremo incredibilmente una delle sue figlie. Vi ricordate quelle che lei aveva dato in adozione e aveva lasciato ai parenti? Mai avuto più rapporti con le figlie, qua arriva a processo una delle figlie che testimonia a favore della madre dicendo che la madre l'ha sempre aiutata e guidata ad avere una carriera di successo. Effettivamente la figlia aveva una carriera di successo e poi ci sono stati degli psicologi forensi che hanno testimoniato dopo aver fatto delle perizie che l'educazione violenta di Dorotea l'aveva motivata ad aiutare i meno fortunati, ma allo stesso tempo aveva creato in lei anche un lato estremamente malvagio e menefreghista. E poi hanno cominciato a parlare dello stress causato dall'avere in casa persone disagiate. Ok, ma sei tu che le hai accolte, non è che puoi dire "Eh, ma poverina era stressata perché questi qui erano dei delinquenti, erano disagiati e quindi poi le veniva voglia di avvelenarli e ucciderli". Cioè, non, non mi pare proprio un discorso molto difensivo. Adesso vi leggo il discorso dell'avvocato della difesa di Dorotea perché lui tocca le corde emotional della giuria ed è per questo che poi i giurati faranno anche così fatica a mettersi d'accordo perché lei era un angelo sceso dal cielo il suo avvocato pure perché anche lui faceva i discorsi super emotivi che arrivava di dritto al cuore adesso ve lo leggo avete sentito parlare della disperazione che era alla base della sua vita la rabbia il risentimento se qualcuno nella sala della giuria dovesse dire che non è stato poi così male, chiedetegli, vorresti che succedesse a te? Vorresti che succedesse ai tuoi figli? Sono portato a credere che se c'è una ragione per noi per vivere su questa terra, è per migliorare in qualche modo l'umanità, aiutandosi l'uno con l'altro, come cristiano questo avvocato. Signore e signori, ecco perché queste persone sono venute a testimoniare per Dorotea Puente e vi hanno chiesto di risparmiare la sua vita. Si parlava anche di pena di morte probabilmente. La vita ha senso solo se sei caduto e inciampando sulla strada dell'esistenza. Qualcuno ti ha sollevato, ti ha dato conforto, ti ha dato amore e ti ha mostrato la strada è una fiamma di umanità quella che ha bruciato dentro Dorotea fin da quando era giovane e questa è una qualità umana che merita di essere preservata <ride> quindi ragazzi c'è cioè, proprio pelle d'oca, cioè uh, standing ovation tutti quei fazzoletti uh, quindi capite li ha presi, li ha presi per, um, um, per per le emozioni cioè li ha proprio presi per, per, per la collottola delle emozioni Insomma, alla fine risparmieranno la vita a Dorotea, la condanneranno solo per quei tre omicidi di cui la giuria si fosse riuscita a mettere d'accordo e eh, si becca l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Quindi, carcere a vita, sta in carcere e buona. Viene incarcerata alla Central California Women's Women's Facility in California. Raga, la città dove lei era in carcere si chiama Chowchilla. Per il resto della sua vita, lei ha sempre continuato a dirsi innocente, per anni e anni e anni. Mai ha ammesso di essere colpevole di quegli omicidi. E eh, ha insistito che tutti i suoi pensionati sono sempre morti di morte naturale. Lei semplicemente gli ha dato sepoltura e si intascava gli assegni. Tra l'altro, lei è, è, era una VIP in carcere, ha sempre avuto i riflettori puntati. E ovviamente lei cioè, faceva a regina era la regina Elisabetta di Ciaucilla. E, e faceva la vip proprio faceva tantissime interviste. Era una che comunque veniva guardata con un certo interesse. E addirittura ha pubblicato un libro di ricette che non so se si possa comprare. Comunque ha pubblicato questo libro di ricette, vero che lei deve sempre essere la brava nonnina. Quindi figuriamoci, non ha uh, scritto un'autobiografia, no? Di cucina chiamato cucinare con un serial killer pubblicato nel 2004 comunque la nostra Dorotea morirà per cause naturali in carcere nel 2011 quando aveva 82 anni sappiate che la casa degli orrori esiste ancora e attualmente essendo eh, insomma uno, un edificio storico bellissimo in pieno centro a sacramento non sarebbe mai stata permessa la demolizione abbiamo visto che tante case di mostri tante case degli orrori poi sono state demolite appunto perché hanno un valore simbolico estremamente negativo però questa casa non poteva essere demolita proprio per una questione di eh, tutela di beni d'epoca per cui è stata venduta e l'hanno comprata una coppia di persone estremamente eccentriche di cui ho guardato l'intervista io l'ho proprio <ride> ma fate sul serio. Si chiamano Tom Williams e Barbara Holmes e loro abitano in questa casa normalmente come fosse casa loro. Ma attenzione, non solo abitano lì dentro come fosse casa loro, ma hanno trasformato tutta la proprietà in una specie di eh, macabro museo dedicato proprio a Dorotea. Cioè, loro tutelano quella casa in modo tale che rimanga esattamente come Dorotea l'ha lasciata e hanno anche messo delle statue di cera che ricostruiscono la figura di Dorotea, la scena mentre lei viene arrestata, ma questa cosa è veramente assurda. Sì, ma che loro ci vivono dentro? Allora, io posso capire che tu fai un investimento, no? Tu fai un investimento, compri questa proprietà, la trasformi in un museo, no, un museo macabro e ci fai eh, le visite con il pagamento del biglietto. A posto. Ma loro ci vivono dentro. È casa loro e loro sono tipo lì che tutte le mattine... Ciao Dorotea! La statua di cera. Ma sentite, eh, loro tra l'altro hanno fatto fare un giro ai giornalisti no? Insomma, che facevano mh, le riprese. Hanno detto, no ma l'interno della casa è rimasto esattamente quello che era all'epoca. Ci sono ancora i pavimenti originali. E poi dicevano, su questo pavimento ci hanno camminato le vittime di Dorotea. Su questi pavimenti hanno visto cose, questi muri che sono ancora quelli. Hanno visto, hanno sentito la morte. Io tipo. Um, okay, ok? E in particolare hanno lasciato intatta, quindi anche con le stesse coperte, la camera della morte, cioè la camera dove Dorotea lasciava morire i suoi inquilini una volta drogati. Li lasciava tra l'altro manco sul letto, sul pavimento, su un tappeto sul pavimento, e aspettava che morissero lì. Tra l'altro questi due raccontano di come quando hanno comprato la proprietà, dentro, e qui, parla, qui parte la parte macabra, eh, qui parte veramente la parte vomitevolmente macabra, eh, sono andati nella stanza della morte e hanno sollevato il tappeto che c'era ai piedi del letto. E hanno detto che quando hanno sollevato questo tappeto sono stati invasi da un odore di putrefazione eh, inaffrontabile. E eh, hanno notato che il tappeto era impregnato, ovviamente secchi, di questi fluidi corporei della putrefazione. E addirittura questi fluidi erano passati sotto, attraverso il tappeto, fino al pavimento e lo avevano corroso. E adesso il pavimento è ancora corroso da questi fluidi da putrefazione perché lasciava appunto i corpi lì sul tappeto dalle due alle quattro settimane prima di liberarsene. E loro lì tutti fieri di far vedere il pavimento. Vedete qui com'è consumato, eh? Questi erano i fluidi corporei dei cadaveri. Ok. Sta, contento te di vivere lì dentro, io... Boh. Cioè, veramente sconvolta. Sconvolta. E niente, loro sono tutti soddisfatti di stare in questa casa qui. Sono contenti, e via.